Teniamo botta a casa della capolista. Il Catanzaro gioca un buon primo tempo e avrebbe potuto anche far gol. Nel secondo invece contiene, tiene botta appunto e si porta a casa il segno X. Segno X che oggi fondamentalmente è il segno di tutta la Serie B. Eccezione fatta per il Cosenza che è riuscito a vincere a Reggio Emilia. Un campionato strano, stranissimo, in cui noi otteniamo il quarto risultato utile consecutivo e soprattutto sembra abbiamo trovato finalmente la quadratura del cerchio. Certo, c'è tanto da migliorare, però quantomeno Simu, una squadra è lunga, lunghissima, dura, durissima, ma mamma chi Simu squadra, mo come mo. Benvenuti ad una nuova puntata di Studio Giallorosso. Signore e signori, si è già mangiato tre pasticcini portati dal nostro regista, il professor Gianfranco Giovine. Buonasera Gigi, buonasera a voi. No, non è vero, io sono arrivato l'ultimo, ne ho mangiati due. Però i grandi, quelli grandi, due quelli grandi. La glicemia la facciamo salire noi a lui ed è per questo che è preoccupato, anche perché era magrito. prima di ritrovarci il saggio, il preside, il numero uno, Mimmo Barbaro. Ciao Mimmo. Grazie per la presentazione, professore di matematica che quadra il cerchio, di geometria, mischia un po' di tutto. E poi lei non è lei, la più bella sì che è lei, anche la più, preparata, Cassandro Auto si orride, perché forse non è d'accordo anche su Pittarello Auto, invece noi sì. Signore e signori, Stefania Scarpò, ciao Stefania. Vabbè, abbiamo già sparato un po' di tempo. Sì, abbiamo spoilerato. Poi li affronteremo, buonasera a tutti. Allora, un Catanzaro, facciamoci seri, un Catanzaro che nel primo tempo ha giocato alla pari del Pisa a casa, del Pisa che in queste prime giornate è meritatamente primo in classifica. Ha avuto anche qualche occasione, qualche situazione, avrebbe potuto sfruttarla meglio. Nel secondo tempo invece, forte anche della partenza forte, scusate il gioco di parole, del Pisa, si è rintanato nella sua metà campo e ha pensato a portare il punto a casa, punto a casa che è riuscito a portarlo. Quarto risultato utile consecutivo, la crescita prosegue e c'è da discutere sulle prestazioni di qualche individualità. Però per tutto il resto è un Catanzaro che adesso quantomeno sembra avere un'identità. Gianfranco. Sì, è un Catanzaro che ha confermato i passi avanti delle ultime uscite, quello di Bari è la più fresca, quella del Ciavolo contro il Sud Tirol. È un Catanzaro che oggi si è fatto anche intelligente, come dicevi tu, ha gestito in maniera diversa le due fasi, le due frazioni di gioco. Nella prima ci ha provato qualcosina in più, ha avanzato il baricentro, ha cercato non solo di tenere botta ma anche di proporre gioco. Nel secondo invece, quando l'iniziativa del Pisa si è fatta un po' più importante, allora lì ha cercato il contenimento, ha cercato di non lasciare troppi varchi aperti. È stata una partita intelligente, non è andato lì per conquistare solo il punto il Catanzaro, però poi ad un certo punto ha fatto due calcoli e ha fatto bene a portarlo a casa. Le note positive quali sono? Come dici tu, ha trovato un'identità di gioco, perché bene o male non si vedeva più il Catanzaro spaesato da trasferta. Quello era il Catanzaro formato trasferta, il Catanzaro spaesato che non aveva idee, che non sapeva cosa fare. Oggi invece è parso un Catanzaro con le idee chiare. Certo, ci si aspettava qualcosina in più da qualche interprete, però è anche vero che con tante gare ravvicinate non era facile trovare la quadratura del cerchio. La quadratura del cerchio. O la cerchiatura del quadrato, però sono comunque ottime risposte quelle che vengono da Pisa. Forse avrò visto un'altra partita, identità, ma buona serata. Mimmo, quantomeno non siamo quelli di un mese fa, quando il Catanzaro non riusciva a proporre assolutamente nulla. Questo non vuol dire che il Catanzaro non debba ancora crescere ed evolversi e migliorarsi, soprattutto perché ha trovato la quadratura del cerchio con un sistema che tiene fuori tanti giocatori portati a Catanzaro e che adesso forse non sono più utili.
Allora, l'altra volta lui non c'era, no, era assente. Ero assente, giustificato. Era assente, quindi... Si è perso qualcosa che abbiamo già no, detto. No, si è perso, secondo me se l'è rivista, perché ripete le cose che abbiamo detto. No, non mi sono rivisto niente, che non avevo il tempo, amore ah, mio. Ah, non avevo il tempo. Allora eri sul pullman, la te l'avrà suggerito qualcuno. Esatto. Insomma, prima che ci troviamo un avvocato per uno qua stasera, che ci possa difendere. E... io continuo a dire la stessa frase che io e Stefani abbiamo avuto il privilegio di dire l'altra volta. Questo è un punto importante, ma se vinci domenica col Frosinone, perché ormai le partite di Catanzaro, almeno in questo momento, hanno assunto questa caratteristica. Il punto che tu hai preso a Bari è diventato importante quando hai vinto col Sud Tirolo. Questo punto peserà molto qualora tu ti prendi 3 punti col Frosinone e riesci a staccare di più. Perché essendo la classifica corta ti trovi a ridosso della zona playoff, ma sei a 2 punti dal baratro, 1 o 2 punti. Allora l'importanza di in questo momento di non badare molto all'estetica, va bene, ma di cercare, a parte la battuta della quadratura del cerchio, ma di cercare stabilità. Stabilità perché tu hai trovato non un metodo, ma come dice mister Mardente, il sistema di gioco, che è il 3-5-2. Ancora molto da migliorare, eh? Attenzione. Ci sto arrivando. Dico che è da migliorare e da cercare, visto la domanda che mi hai fatto, i protagonisti giusti pure. Perché oggi, perdonatemi se insisto, ma l'assenza di Situm e Petriccione si è fatta sentire. Si è fatto sentire parecchio. Per fortuna che abbiamo un pontisso sontuoso, va bene, che riesce però, mancava chi dettasse i tempi oggi. Bene la difesa perché non ci sfugga una cosa, si giocava contro la prima in classifica, che bene o male ha avuto la possibilità Inzaghi di levare 6 giocatori che avevano pareggiato con noi, con Frosinone, tra l'altro Frosinone 10 dal quinto minuto del primo tempo, quindi hanno avuto la possibilità di giocare tutta l'intera partita in superiorità numerica e non avevano fatto niente. Però, dobbiamo cercare di vedere perché ci sono alcune cose che non mi sono piaciute, non mi è piaciuto Cassandro neanche quando ha tentato di spostarlo e poi l'ha ritornato indietro. Cassandro non è piaciuto nemmeno tanto. Non mi piace Pittarello perché non porta economia alla fase offensiva. E credo che ne risenti anche Iemmello di questo, perché io non lo so. Se oggi è stata una scelta giusta o sbagliata, però io dico che a questo punto il fine giustifica i mezzi, sono machiavellico, prendiamoci il punto e pensiamo già a domenica con il Frosinone a portarci le 4 a casa. Andiamo a parlare dei singoli. A me personalmente non sono piaciuti Cassandro e Pittarello, e spiego anche perché. Cassandro ha giocato prima a destra, poi ha provato a spostarlo a sinistra, poi l'ha rispostato a destra mettendo Compagnon a sinistra, e Compagnon invece deve giocare a destra perché ama convergere sul piede forte. Non mi ha convinto né in fase di possesso e né in fase di non possesso. Pittarello secondo me è un giocatore evanescente, cioè un giocatore che, come diceva Mimmo prima, all'economia della fase offensiva serve relativamente poco, cioè a proteggere palla, a far salire la squadra sicuramente sì, però poi non riesce a incidere, non riesce a dare palle giocabili anche quando lui la trattiene sopra, non riesce poi a suggerire per gli esterni o per Iemmello. A tu come l'hai vista invece, Stefania, e chi ti è piaciuto più, chi ti è piaciuto meno? No, sono d'accordo con te, quelli decisamente sottotono rispetto agli altri sono sicuramente questi due, quindi Cassandro e Pittarello. Faccio però dei distinguo, perché Cassandro mi è piaciuto molto di meno in assoluto. Ed è un po' un oggetto misterioso, perché ancora sia a destra che a sinistra, insomma, non abbiamo avuto modo di valutarne le qualità, perché immagino possa averle, insomma, no?
Però la cosa che mi preoccupa, tu dicevi che Compagnon deve giocare necessariamente a destra, perché a destra se è a centro, a destra ha fatto vedere le cose migliori anche quando è stato schierato finora. Se però, che inizialmente quando l'ha messo in campo al posto di D'Alessandro, Caserta l'aveva messo proprio a destra con Cassandro a sinistra, poi ha dovuto rinvertirli perché Cassandro a sinistra non stava andando bene. E la mia domanda è questa: se non c'è nessuno a parte Situm che può sostituirlo, è un problema grave. È un problema grave. È un problema seriamente grave, perché abbiamo una squadra imbottita di esterni, ma esterni ultra offensivi. Per fare i quinti, se Situm non sta bene, Situm lo abbiamo visto già lo scorso anno, ma anche quest'anno, è abbastanza solito cadere in determinati infortuni. È un problema, se è l'unica alternativa a Situm e Cassandro. Questo l'ho detto due settimane fa, due partite fa, quando ho detto che si va trovando la quadratura del cerchio con un sistema che però tira fuori tanti esterni. I limiti della rosa. Sì, no, il progetto tecnico, perché è stato costruito sul 4-2-3-1, adesso tu trovi la tua identità, che ancora va trovandosi, sul 3-5-2, e allora è chiaro che tutti gli esterni che hai portato in organico non ti servono, e sei carente invece in alcuni ruoli che adesso col 3-5-2 ti servono. Fuori Pontisso, che secondo me era uno dei migliori, e non Pompetti, che secondo me invece non stava facendo benissimo. Anche sui cambi possiamo discutere. Si è sacrificato però, eh. Sì, no, si è sacrificato. Non è no, non è dispiaciuto, però secondo me Pontisso stava giocando meglio. Gianfranco. Ma c'è anche da dire che Pontisso arrivava da un infortunio. Quindi questo è anche vero. Sì. È uscito malconcio dal campo domenica. Sì, secondo me l'ha un po' preservato. Si è cercato, è anche per questo, no? Perché comunque i tempi sono ristretti, domenica si rigioca. Già veniva da un infortunio, in più c'era il problema di Petriccioli, che non sappiamo ancora la reale entità di questo problema, bisognerà cercare di capire se sarà a disposizione con il Frosinone o meno, anche perché mancherà Pompetti, quindi adesso i calcoli del centrocampo bisognerà farli bene per la partita col Frosinone. Sì, tutto giusto. Su Cassandro possiamo discuterne parecchio. Di fatto partiamo da una certezza, che è Situm. Situm è l'esterno che forse come quinto funziona di più. Gli altri, ovviamente D'Alessandro si è adattato adesso, sta uscendo bene, però la certezza con cui eravamo partiti era Situm, perché era un ruolo che aveva già fatto la scorsa stagione. Manca Situm, da quel lato bisogna adattare un po' le cose. Oggi Cassandro più no che sì, però era una soluzione che comunque andava trovata, perché è inorganico, perché le pedine ci sono. Ci sarebbe Turicchia, però ancora questo ragazzo non l'abbiamo visto, se non in 10 ma minuti. C'è Turicchia, c'è Ceresoli. Anche Ceresoli l'abbiamo visto, Turicchia no, 10 minuti. Turicchia l'abbiamo visto 10 minuti, poi l'abbiamo visto con la Nazionale Under 21, questo vuol dire che il ragazzo comunque vale se lo convocano in Under 21. Ci sono queste risorse, vanno provate, però attenzione, la cosa al di là di tutto, al di là degli uomini, possiamo dirlo che il Catanzaro adesso la sua fisionomia l'ha trovata. Sconfessa, e questo è un discorso trito e ritrito, sconfessa l'idea di partenza e sconfessa il mercato, però possiamo dirlo, i primi mattoni ci sono. La base, l'idea ce l'abbiamo, è un 3-5-2 con queste caratteristiche. E sconfessa il progetto tecnico, sconfessa il mercato, ecco perché a tante domande che ci ponete vi rispondete da soli. Perché Dembasek seconda punta? Perché l'esterno, perché l'esterno nel 3-5-2 non lo può fare, perché lo può fare tutta parte. Stesso motivo per il quale non vedi Buso. E nel Buso non lo vedi, perché col 3-5-2 Buso, così come diversi altri giocatori, potrebbe fare anche lui la seconda punta. Esatto, ma poi Biasci è la stessa cosa. Fondamentalmente è cambiato un mondo quando il castello di Mister Caserta e del DS Polito è crollato sulle prime giornate e sul 4-2-3-1 assolutamente non più proponibile rispetto a questo 3-5-2, che non è esaltante ma quantomeno dà più garanzie. Mimmo, cosa pensi alla tua veneranda età? No, stavo pensando che
Niente, che vuoi che... Ma allora, perdonatemi, no, io non voglio fare il super critico o la, che poi si finisce con andare in una macelleria di calcio, anche qualcuno che ci scrive. Bisogna mantenere le critiche nella giusta dimensione, bisogna mantenerle nel rispetto, perché questo è un lavoro per i giocatori e i calciatori sono dei professionisti che prestano la loro professione su un terreno di gioco visto dai tifosi, che hanno, non perché paghino il biglietto, ma anche che la guarda gratis, voglio dire, ha tutto il diritto di contestare, di dire la sua in maniera civile. Sparare adesso è facile, non per una difesa che voglio fare d'ufficio su Cassandro, ma qua, che ripetiamo, dalla seconda o terza giornata, da quando il buon Tolomei ci disse che a fine agosto avremmo già finito il 10% delle partite di tutto l'anno, siamo qui a pontificare noi altri dicendo con la nostra ilarità, certe volte, con il nostro giusto equilibrio, perché in fin dei conti è un gioco, ci diciamo sempre, no? Siamo qui a dire, ma scusa, la domanda che ho fatto io proprio a te, dico, ma quando il direttore sportivo è andato a comprare gli esterni, scusate ma mi esprimo ormai con le mani, è andato a comprare gli esterni, avevano già firmato Biasci e Gemmello, quindi tu avevi la certezza che in avanti, perché adesso nessuno, per esempio, io mi aspettavo che qualcuno parlasse di Biasci nelle domande, non l'ha fatto nessuno, perché l'anno scorso 11 reti, 17 Gemmello, adesso si dice no, non deve rimanere in campo Tizio perché c'è già un messaggio, c'è già Gemmello che passeggia. Ma stiamo scherzando. Allora, o rientriamo nella giusta, se cominciamo a dire che Gemmello passeggia e poi fa quel gol che ha fatto l'altra volta, basta dire che Gemmello passeggia. E allora, chi dice che Gemmello passeggia? Che non sa giocare a calcio? No, ma perché tranquillamente pensare, ma perché di poter probabilmente può guardare il calcio a 5. No, nemmeno. Perché a calcio a 5 magari io vorrei tanti Gemmell che passeggiano, ma per dirti, no, quindi riportando il discorso alla giusta dimensione, io dico adesso anche il buon Fabio Caserta deve adattare alcuni giocatori in ruoli che non sono proprio loro. Non è facile, Mimmo. E si trova in difficoltà. Non è facile, Mimmo. Perché mentre, scusa, e questo volevo aggiungere, mentre il Pisa si gira e c'ha due giocatori, tre giocatori per ruolo, e che giocatori pure, lasciatemelo dire, perché ce ne sono alcune che potrebbero giocare addirittura in Serie A, quando tu ti giri e ti manca un Petriccione, ti manca un Pompetti come ti mancherà domenica e ti manca devi trovare l'adattamento. Nel 3-5-2 che adesso ha in testa Caserta, fondamentalmente Biasci potrebbe giocare come seconda punta. È un'alternativa agli Gemmello. Ma di fatto, esatto, è un'alternativa, nel 3-5-2 significa che quella è un'alternativa agli Gemmello, non esatto. Più a Pittarello o alla Mantia. Alternativa agli Gemmello che fondamentalmente, per chi conosce il gioco del calcio, non c'è, non esiste e non può esistere, perché Gemmello è uno solo in questa categoria e in questa squadra soprattutto. Quindi, chiaro. E non può fare il gioco che fa Gemmello Biasci. Biasci è una seconda punta che può attaccare la profondità, può attaccare gli spazi lì aperti, liberati da una prima punta di peso, ma questo nel gioco di Caserta, nei principi di Caserta, non rientra. E quindi Biasci avrà difficoltà ed ha più facilità invece un sec piuttosto che un compagnon in fascia, in tutta fascia adattato, e Buso invece no, perché in tutta fascia adattato ancora non ce lo si vede, Stefania. Sì, sono d'accordo, è chiaro, in questo momento ci troviamo in questa situazione con giocatori che sono costretti a giocare fuori ruolo o comunque che devono adattarsi. Vorrei un po' ritornare però sui binari di quella che è stata la partita che abbiamo appena visto, perché sembra quasi che no, si sia perso e che no, assolutamente. Sia tutto da buttare. Il punto è ottimo. È chiaro che il problema c'è,
Il problema c'è ed è evidente, perché te lo sottolineavo anche io prima, se manca Situm la coperta è cortissima, quinti, insomma, quindi già la coperta l'abbiamo capito che è davvero corta in questo senso, perché gli esterni sono prettamente esterni offensivi e non per, da fare, e non per fare tutta la fascia. E in questo momento c'è da cercare di tirare quello che si può tirare da ognuno dei giocatori a disposizione, è chiaro. Quando riaprirà il mercato a gennaio bisognerà intervenire in maniera consistente. Bisognerà intanto mandar via un po' di gente anche forse inutile, mi viene da dire, perché non scarsa, no, non no, utile no. Al progetto. No, infatti, ho detto inutile perché esatto. Non la No, non perché sennò qualcuno commenta sicuramente. No, perché non la utilizzi, perché esatto. Inevitabilmente non la utilizzi. Cioè, non scopriamo l'acqua calda se diciamo che ci sono tanti giocatori arrivati a Catanzaro, lo so, vedi Volpe, vedi Breit, vedi, ce ne sono tanti che non abbiamo visto e non vedremo perché non ci sarà modo di vederli. Quindi, abbiamo una difesa fortissima, scrive Sandro, mentre Giuseppe dice che la colpa della squadra costruita così è dell'allenatore del DS, quindi salviamoci subito da gennaio e mandiamola a casa. Assolutamente speriamo di no, perché se li mandiamo a casa vuol dire che le cose non vanno bene. Invece oggi si è pareggiato e si è pareggiato bene a casa della capolista. Grande carattere oggi. Che vuoi, sì, che vuoi o non vuoi, magari non andrà in Serie A, però in queste prime giornate è la prima della classe e noi siamo riusciti ad uscire indenni dal loro campo. Quindi sicuramente una buona partita, 4 partite, 4 risultati utili consecutivi e una quadratura del cerchio che va trovandosi sempre più, sacrificando qualcuno e sconfessando, come abbiamo detto e ci ripetiamo, anche il mercato. Giornata di segno X aiosa, caro il mio Don Mimmo. Praticamente è stata una giornata interlocutoria. Una giornata interlocutoria. Li andiamo a vedere questi risultati, perché è bizzarro, è strano, per gli scommettitori come Gianfranco Giovane, che si giocano tutto, si giocano anche ai pasticcini della domenica. Non è vero. La 11ª giornata, Bari Carrarese 0-0, segno X. Così come segno X, Brescia Spezia 1-1, Juve Stabia Sassuolo 2-2, Modena Cremonese 2-2, Subito Frosinone 1-1. Ecco, l'unico risultato al di fuori dell'X, che è quello di Reggio Emilia, Reggiana 0, Cosenza 1, Salernitana Cesena 1-1, Pisa Catanzaro 0-0, così come Mantova Palermo e Cittadella Sampdoria. Ipercritici stasera? No, non siamo ipercritici, siamo felici di aver pareggiato a Pisa per questa classifica dopo 11 giornate. Pisa 24, bloccato proprio da noi, dal Catanzaro, Sassuolo, che secondo me tra poco farà un campionato a parte, 22, Spezia 21, Cremonese 18, Palermo 16, Juve Stabia 16, Sampdoria Cesena 15, Brescia 14, a 13 4 squadre, Bari, Catanzaro, Mantova e Sud Tirolo. La Carrarese sta a 12 insieme a Reggiana e Salernitana, Modena 11, Cosenza 10, ma con 4 punti di penalizzazione, Cittadella 9 e Frosinone chiude, prossimo avversario del Catanzaro, ma con allenatore nuovo, chiude ad 8 punti. Contento per questi 3 risultati utilissimi, avrei pagato per pareggiare in casa della capolista, anch'io, e mo vinciamo col Frosinone e al sicuro ci vo a punta il signor Fabio Buccolieri. Sto rientrando da Pisa e leggo il libito dei commenti dei rilanci. Siete stati a casa anche con il Frosinone, anche questo ci può stare, perché chi è troppo critico c'ha anche un po' rotto i maroni, chi è troppo positivo c'ha anche rotto un po' i maroni, perché le partite si analizzano, si commentano ed è bello di che ognuno dica la sua, diamine, oh! Perché sennò che ci stiamo a fare qui, sia noi che voi che ci guardate. Vedi Paola cosa dice, classifica corta, possiamo usare, dobbiamo usare. Assolutamente sì, e questa è la, allora questa domanda ve la pongo adesso, con questo nuovo Catanzaro, diciamo così, con questo nuovo con questa nuova quadratura del cerchio, secondo voi a cosa può e deve aspirare il Catanzaro? Gianfranco. Ma intanto deve aspirare no, a consolidare la sua posizione, a consolidare il fatto di essere fuori dalla zona calda, che è la
la zona che lotta per la salvezza. E, sappiamo che l'obiettivo è essere l'ultimo della colonna, della prima colonna, o il primo della seconda colonna, quindi stare almeno nel centro della classifica. Poi ovviamente arrivare ai playoff, la classifica corta, questo ci dice, con un risultato sei in piena zona playoff con una vittoria, quindi non è distantissimo, non è impossibile pensare di poter raggiungere questa griglia per gli spareggi, anche perché adesso il campionato comincia ad entrare sempre più nel vivo. Finora abbiamo avuto le giornate inframmezzate dalle soste per le nazionali, adesso abbiamo iniziato subito con un bel trittico, con partite ravvicinate, si arriverà alla sosta di Natale adesso con ritmi sempre più elevati e con avversari sempre più di caratura. Conteranno gli scontri che ci saranno, e secondo me, io torno un attimo alla schermata che hai fatto tu, quella dei risultati, oggi non è casuale che ci siano stati tanti pareggi. È chiaro. Perché era il turno più difficile dei tre, quello in cui magari senti un po', devi cambiare qualcosa per il turnover, il Pisa, non dimentichiamolo, la prossima va a giocare con la Cremonese, che per il Pisa, vista la classifica attuale, è uno scontro diretto, cioè, quindi due calcoli li ha fatti anche il Pisa. Tutti si stanno guardando anche in questo momento, stanno guardando la loro posizione, stanno guardando anche un po' le energie. È un campionato strano, però la classifica corta ti dice due vittorie, una vittoria sei da una parte, due sconfitte sei dall'altra. Bisogna mantenere l'equilibrio innanzitutto e poi cercare di fare punti quando si può fare. Mimmo. Ha detto tutto il professore, mi devo... professore, però non dire tutto. Da persona diligente. Io stavo guardando un po' i messaggi perché dice siete pesantissimi. Vabbè, detto a me in questo periodo non credo che sia... Hai perso 10 chili. Quindi non la prendo così per una battutaccia, ma... cercare di capire talune cose di quello che succede in campo, perché a noi possono anche sfuggire. Quante volte noi diciamo ma perché ha sostituito a Tizio, ha sostituito a Caio, e poi magari c'è il match analyst, che parola difficile, che si accorge, gli arrivano i dati del GPS completamente azzerati su qualche giocatore, e quindi lo deve fare. È chiaro che noi dobbiamo dimenticare, e avremmo già dovuto farlo, la passata stagione dove siamo arrivati quinti, dove siamo usciti in semifinale, dove forse con qualche giocatore in più sarebbe finita diversamente, ma farcene una ragione, perché noi dobbiamo consolidare la Serie B così come siamo messi. Ci sono, come abbiamo detto, cerchiamo di analizzarla nella maniera più oggettiva possibile. Poi il mondo del calcio è bello per questo, perché un giocatore o la prestazione di un calciatore, senza fare nomi, a me può piacere, a Stefania di meno, perché si possono avere delle vedute diverse di come viene impiegato questo calciatore. È inutile che noi, mentre Situmo, non sono manco d'accordo con chi ha scritto che con Cassandro abbiamo avuto più copertura in difesa, ma non è vero. Non è vero, perché Situmo fa un lavoro enorme e lo sa fare sia a destra che a sinistra come fascia, se lo vogliamo dirla tutta, no? Se poi dobbiamo dire che però abbiamo una difesa che sta tenendo molto bene, non ci costa niente dirlo, perché la difesa... Una statua da fare a Spogliamillo, e questo sta arrivando. E ti fermo, perché invece stavo arrivando a questo. Chiederei un'altra cosa a Stefania. Una difesa che tiene botta, ma in questa difesa non c'è Antonino. C'è un caso? È evidente che c'è un caso. Non possiamo girarci intorno. Gianfranco fa con la testa così. No, scusate, vi devo interrompere. Che qua hanno chiesto ufficialmente, ma per chi giovane... È l'unico con microfono. Perché no, ce l'abbiamo tutti. È molto semplice. Noi abbiamo il microfono
quello lì da tasca. Svegliamo il mistero. E lui c'ha il gelato, perché gelato e giovane vanno d'amore e d'accordo. No, perché non funziona il microfono, è diverso, perché l'altro non funzionava, è diverso. Perché dopo i pasticcini ci voleva anche il gelato. Sì, sì, sì. Gelato che ti pregherei di passare. Sì, adesso. Risolto l'inghippo, perché sennò... non adesso vorremmo sì. Che se ne... Ti pregherei di passare a Tolomede mentre Stefania mi risponde su Antonini. C'è un caso Antonini? Sì, c'è un caso Antonini. Gianfranco può scorcere il muso quanto vuole, ma il caso Antonini è chiaro che c'è. Non dimentichiamo quella che è stata l'estate di Antonini, il suo desiderio probabilmente di cambiare aria, aveva richieste dalla Serie A, probabilmente non è rimasto pienamente convinto di rimanere a Catanzaro. Del resto le sue prime prestazioni non sono state impeccabili. No, perché non è che non gli sia stato dato modo di giocare, perché è rimasto controvoglia. È partito titolare Antonini, le prime partite era lui titolare, ma le prestazioni non sono state degne del giocatore che abbiamo visto nella seconda parte della stagione dell'anno scorso. In questo momento però il caso c'è, perché un giocatore come Brighenti, che è assolutamente fondamentale per gli equilibri del Catanzaro, però è un giocatore, a mio giudizio, che già la terza partita domenica potrebbe fare fatica. Esatto. E farà fatica alla lunga. A 34 quasi anni. Farà fatica alla lunga. Un ricambio ci vorrebbe, anche perché anche lì è abbastanza corta la coperta del Catanzaro, perché un infortunio, una squalifica a uno dei tre, è normale che l'alternativa, cioè c'è solo Antonini per giocare a tre lì in mezzo poi. Assolutamente. Quindi, anche assolutamente in quel senso, sì, anche in quel senso paghiamo il mercato sconfessato, come ha detto il professore Tolomeide. Eccomi qui. Come stai? Mi ascoltate? Mi ascoltate? Sì, no, non ti sentiamo molto bene, però l'importante è che ti sentano da casa. Quello è il problema, non so, chiedo a casa se ci stanno ascoltando. Tolomeide si sente? Tolomeide si sente? No, io mi sento intanto, quindi è già una buona... È già un primo step. Se ti senti tu, innanzitutto come ti è parto sto pareggio? È un buon pareggio? Io l'ho vista bene. Io onestamente, se mi avessero detto qualche giorno fa 3 punti con su Tirol, 1 punto col Pisa, avrei detto dove si firma. Bravissimo il nostro Tolomeide, che è sempre equilibrato al di là e di preciso tutto nelle sue risposte. Non tutti magari i nostri ascoltatori ne sono, insomma, sono d'accordo con questo. E a questo proposito volevo ricordare che chi vuole può anche mandare messaggi via WhatsApp al 351 72 15 183, è in sovrimpressione. Questo è uno dei messaggi. Buonasera, se il Pisa è da Serie A, il Catanzaro potrebbe tranquillamente essere da playoff. Quindi già è un... Non c'entra niente, vabbè. Insomma, è un... È uno dei poi messaggi che abbiamo ricevuto su WhatsApp. No, ne abbiamo altri. Koulibaly camminava nel secondo tempo, è uscito con 20 minuti di ritardo, secondo Emanuele. E poi c'è un altro, diciamo, messaggio che è più emblematico. Io non vi capisco, siete matti. E Franco da Montauro. E su questo, onestamente, a Franco da Montauro. E salutiamo che il vero, diciamo, ha capito tutto della trasmissione. Perché ha capito tutto della trasmissione. E di noi siamo completamente pazzi. Detto questo, volevo anche ricordare che è in abbiamo lanciato nei giorni scorsi la nostra schedina per il nostro pronostico giallo-rosso. Le 5 partite dovete indovinare, se volete partecipare, se no nessuno, insomma, vi obbliga. 1x2 oppure 1-2, chiaramente, se si parla di basket. Si tratta di 5 partite anche di sport diversi, però con un denominatore comune, il colore giallo-rosso delle squadre. Quindi Catanzaro Frosinone, Barcellona Basket Academy Catanzaro, SD San Biase, IGA Virtus, Sersale, IK Crotone e Catanzaro Under 15 Salernitana. Daremo spazio anche ai settore giovanile del Catanzaro. Peraltro abbiamo avuto anche delle... Cosa c'è in palio, Tolomeide? Chi vince? Che vince? Allora, ci sarà una classifica, dopodiché verranno assegnati delle magliette del Catanzaro e il premio finale sarà un abbonamento alla prossima stagione del Catanzaro prossimo campionato, insomma, ecco. E al di là di questo, poi volevo anche, diciamo che questo è un omaggio anche che facciamo sempre al nostro scommettitore Gianfranco Giovane, sperando che no. Peraltro, no, volevo ricordare che a chi purtroppo non ha il privilegio di fare parte del nostro gruppo WhatsApp, che ieri
Gianfranco Giovere ha detto su, riguardo a Reggiana Cosenza, io avevo l'X, praticamente l'unica partita in tutto il campionato di Serie B che non è finita l'X è stata Reggiana Cosenza, quindi io seguo, ragazzi, facciamo così, io seguo le dalla prossima puntata, dalla prossima puntata vi mandiamo in video i risultati che si gioca a Giovere, così facciamo il contrario, andate sul sicuro e prendete un bel po' di soldini, perché lui non ne prende una, arriva qui disperato perché non ha preso nemmeno una scommessa, e che fa? Mangia. Vogliamo parlare della partita? Grazie. E dice okay. Voglio un gelato purché sia un microfono. Ok, grazie. Allora, no, e poi una bella. Ma mi sembra serio, io devo richiamare tutti all'ordine. Vabbè, è così, ogni tanto domani mattina avrà davanti una scolaresca. Ma infatti ha ragione Fabio da Montauro, diciamo. Salutiamo. Per ritornare a parlare di calcio, potremmo sentire le interviste di e ascoltiamo, Casetta. Sì, ascoltiamo Casetta. Allora, ascoltiamo Casetta e poi torniamo. Avevo cercato pure le interviste di Inzaghi, però ho trovato Simone, non penso che ci interessi. Quindi mandiamo Casetta. Casetta. Buonasera mister. Buonasera. Giovanni Cristiano. Nella giornata dei pareggi, 9 pareggi su 10 in Serie B, anche il Catanzaro pareggia a Pisa, è un pareggio importante però questo, perché il Catanzaro oggi ha saputo soffrire, mai come in questo caso si può dire un punto che vale una vittoria sul campo della capolista. Ma credo che la Serie B, i risultati parlano chiaro, è un campionato difficile dove tutte le partite sono difficili. Sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare oggi. Per me la squadra ha fatto una grande partita. Il primo tempo abbiamo giocato molto bene, il secondo tempo è stato bravo il Pisa, secondo me, a non farci giocare come il primo tempo, a fare una pressione molto forte, e quindi non abbiamo trovato più le giocate che riuscivamo nel primo tempo. Però ripeto, questo è merito soprattutto del Pisa, però sono veramente contento della prestazione dei ragazzi, perché venire a Pisa, giocarsela a viso aperto, saper soffrire nei momenti di difficoltà, perché oggi nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà, momenti di difficoltà, però sono contentissimo perché ancora una volta la squadra ha dimostrato di saper soffrire tutti insieme, essere compatta, palla su palla, e vorrei a tutti i costi portare a casa un risultato che per noi è un risultato molto positivo. Rispetto alla gara col Südtirol, forse ha faticato un po' di più a livello fisico il Catanzaro, o proprio è stato il Pisa che vi ha messo in difficoltà su quel piano? No, dal punto di vista fisico la squadra ha retto molto bene secondo me tutta la partita, e le partite le vengono condizionate soprattutto dalla pressione della squadra avversaria. Oggi, come ho detto prima, primo tempo abbiamo fatto bene nella costruzione, nella manovra, abbiamo creato, abbiamo cercato di giocare e di arrivare prima possibile nella metà campo avversaria. Il secondo tempo è stata la pressione del Pisa che ci ha condizionato un po' le non giocate, oppure trovare meno le giocate che abbiamo trovato il primo tempo, quindi dobbiamo dare anche merito alla squadra avversaria quando non riesci a fare quello che magari hai preparato. Quindi non ho visto una squadra dal punto di vista fisico in difficoltà, è stato merito degli avversari. La mia ultima, adesso arriva il Frosinone, c'è poco tempo da oggi alla partita, quindi bisogna tornare subito al lavoro. Paradossalmente rischia di essere una partita anche più complicata di quella di oggi, perché arriva un Frosinone che è ultimo in classifica, un po' con l'acqua alla gola, quindi insomma le insidie sono dietro l'angolo. Ma noi non facciamo sicuramente l'errore di guardare la classifica, sappiamo che di fronte ci sarà una squadra forte, perché ripeto, la classifica in questo momento conta ben poco, è una squadra che ha cambiato allenatore, è una squadra che ha fatto 2 pareggi, ma non bisogna guardare molto gli avversari, bisogna guardare, io guardo la mia squadra, dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili, cercare di recuperare energie, perché oggi abbiamo speso tanto, è la terza partita in una settimana, quindi la valutazione che farò anche in base a chi far giocare, però non sarà una partita facile, come nessuna partita, come ho detto prima, è facile in Serie B, quindi cerchiamo di recuperare bene e prepararla bene. Grazie a voi. Allora, un Casetta tranquillo, sereno e contento che adesso commenteremo. Prima però vi ricordo che la schedina, i nostri pronostici
che prima vi ha elencato il nostro Tolomeide, potete giocare fino a entro venerdì 1 novembre e tutte le info le trovate sulla pagina Facebook di Catanzaro Informa. Allora, un Caserta soddisfatto della prestazione dice che nel secondo tempo la partita è cambiata non tanto per l'atteggiamento del Catanzaro ma per merito del Pisa. Gianfranco. Sì, era quello che avevamo detto già in apertura, il Catanzaro poi davanti, di fronte all'atteggiamento cambiato del Pisa che ha provato a fare di più per prendere la vittoria, ha saggiamente gestito la situazione e ha evitato di lasciare aperti dei varchi o possibilità per l'avversario, quindi un Catanzaro intelligente di fronte ad un Pisa che poi nel secondo tempo ha cercato di fare qualcosa in più. La lettura di Caserta mi trova concorde, anche quando dice che la squadra, io qui avevo segnato qualcosina, che si è vista una squadra lottare palla su palla, anche su questo si vede un rinnovato Catanzaro, si vede un'identità di squadra, anche sulla volontà, sulla compattezza del gruppo, sulla voglia di raggiungere il risultato, cosa che magari nelle altre partite non si era vista. Si è vista anche la cattiveria nel voler prendere... Mentre tu parli vanno in sovrappressione la grafica delle statistiche finali, perché è vero che il Pisa ha tirato 20 volte... ha tirato 20 volte ma soltanto 5 in porta, se no, non leggo una, bene. Solo una in porta e noi 3. Solo una in porta e noi 3. Quindi anche questo il fatto che ha calciato molto meno, però quando ha calciato l'ha fatto in porta. Esatto, e questo conferma anche un dato che sta accompagnando il Catanzaro da inizio campionato, la conclusione delle azioni in porta è un dato positivo, le statistiche sono delle statistiche positive, poi al di là dei gol, delle reti messe a segno, lì il Catanzaro deve migliorare, invece le percentuali di azioni che si concludono con il tiro in porta, il Catanzaro è una delle squadre che ce l'ha più alta in tutto il girone. Sì, sono delle statistiche che ancora di più confermano la buona prova che si è fatta a Pisa e confermano anche, come dicevamo, questa identità che la squadra sta trovando. Un passo secondo me importantissimo Pisa anche a livello mentale, perché andare a prendere un punto in casa della capolista non è da poco, soprattutto se sei una squadra che si sta ancora formando, e nelle ultime tre il Catanzaro ha messo insieme dei risultati importanti, perché prima di questo pareggio c'era un pareggio che era arrivato dal San Nicola, da Bari, quindi un campo difficile, un altro campo difficile, il Catanzaro esce indenne da Pisa addirittura con un clean sheet, quindi con 0 reti subite, sono dati importanti che inorgogliscono e non solo, fanno anche bene alla crescita. Mimmo, ha detto tutto il professore. No. Qualcosa non l'hai detta. Volevo parlare un po' di quello che ha detto Caserta, che è da condividere quello che ti dice, perché intanto giocavamo in un campo difficile che è quello della capolista. Molto, io ritengo più difficile ancora per l'entusiasmo di avere la squadra che fa da battistrada, che è prima in classifica e che comincia a sentire sul collo, ragazzi, guardiamo un po' su, c'è il Sassuolo ha recuperato Mimmo Berardi, scusate se è poco, va bene, che certamente la Pavroglia è il classico giocatore alla IML che fa la differenza con la squadra con cui gioca, è inutile che ce la nascondiamo, va bene. Allora, che cosa succede quando tu... devi cercare di vincere con il Catanzaro di turno, dico Catanzaro per dire con l'avversario di turno, perché ti sta alle spalle e si sta riprendendo in maniera egregia ed è la candidata più seria per arrivare prima. Noi abbiamo visto l'anno scorso che è stata sempre nei primi due posti, poi non è andata in Serie A, ha dovuto fare i playoff, ma ha lasciato il tempo che trova, quindi questo punto fatto lì con una prestazione che ha ragione mister nel primo tempo, ragazzi,
Nel primo tempo, se andiamo a guardare, abbiamo avuto l'occasione con Pontizzo, abbiamo avuto quelli sono le, perché non potevamo aspettarci con che Catanzaro, non potevamo aspettare che Catanzaro facesse 500 tiri nella porta avversaria, perché tecnicamente il Pisa è impostato in maniera diversa dal Catanzaro, ha più ripeto materiale umano da sistemare nelle varie posizione nel campo, mentre il Catanzaro deve continuare ad adattare quando è deficitario, quando manca qualcuno dei cosiddetti adesso titolari del 5-3-2, che finalmente sta continuando a prendere forma. È un'elezione di fiducia. Io dico che questo pareggio intanto fa morale, perché tu vieni dal, come diceva Gianfranco, vieni dal pareggio di Bari, dalla vittoria, dal pareggio in casa della capolista, e poi anche se è un pareggio interlocutorio per tutto, eccetto il Cosenza, è stato un pareggio, una pareggita da soprassotto, e in più puoi dare continuità affrontando il Frosinone, che a mio modesto parere è una partita da non sottovalutare e da portare a casa. E mi fermo qua perché sono scaramantico. Arriva il Frosinone, Stefania, che partita ti aspetti? È un'incognita perché questa squadra ha dimostrato in queste ultime due partite di poter non prendere gol, cosa che prima invece succedeva praticamente sistematicamente. Quindi diciamo che probabilmente dopo l'esonero di Vivarini hanno sistemato qualcosa dietro. Però è chiaro che in questo momento ancora è assolutamente un'incognita, perché non sai che cosa ti ritroverai davanti, probabilmente appunto una squadra più attenta, però una squadra che sulla carta ha i valori assoluti per stare da tutt'altra parte rispetto alla posizione che occupa in questo momento. Quindi prima o poi io credo che i valori del Frosinone verranno fuori. Magari dopo il mercato, magari dopo alcune situazioni, dopo alcuni accorgimenti, però verranno fuori i valori del Frosinone. Speriamo non domenica. No, appunto, speriamo di approfittare ancora di questa fase di appannamento, comunque di incertezza, perché secondo me questo Catanzaro ha le carte in regola per far male al Frosinone, ma comunque per dar fastidio a chiunque, perché io quello che ho apprezzato soprattutto di oggi, al di là del punto che si è riuscito a strappare in casa della prima della classe, è soprattutto l'atteggiamento. Io non ho visto una squadra che è andata a Pisa per strappare il pareggio. È vero, poi nel secondo tempo ha badato più che altro a difendersi, ha cercato di gestire, ha spazzato via qualche pallone, qualcuno l'ha lanciato lungo, per l'amor di Dio, però nel primo tempo è stata una squadra che ha giocato, che ha provato a fare la partita, ha provato a fare la sua partita, quindi è una squadra che comincia ad avere una identità e quindi che può giocarsela con chiunque. Assolutamente sì, e non ci sarà soltanto Catanzaro Frosinone, ma il prossimo turno è bello pieno, bello vivo, e ve lo mostriamo, la 12ª di Serie B KT, Bari Reggiana, Carrarese Juve Stabia, Spezia Modena, Cosenza Salernitana, Cesena Sud Tirol, Catanzaro Frosinone domenica ore 15 al Ceravolo, Cremonese Pisa, Palermo Cittadella, Sampdoria Brescia, Sassuolo Mantova. Il Sassuolo, secondo me, mi ripeto, inizierà a fare un campionato a sé, anche se in questo momento è secondo e non primo, e da questo punto di vista è interessante lo scontro Cremonese-Pisa. Poi è tutta una bagarre, perché da metà a scendere siamo tutte lì nel giro di 3-4 punti, eccezione fatta appunto per il Frosinone, che però vincendo, fate tutte le corna e toccatevi tutto quello che potete, anzi se non mi inquadrate è meglio, potrebbe rientrare, e speriamo di no, anzi speriamo di buttarlo proprio fuori. Tolomeide non ha altro da dirmi? Mi faccia un segno, Tolomeide. No? No? È tutto finito? Si va a nanna? Possiamo dire che Brighenti ha avuto la capacità di togliere due scarpe ad un giocatore in un solo momento, ed è una cosa straordinaria. Ma anche pensiero, tra l'altro. Non l'ha toccato proprio. Un saluto alla regia di Danilo Scalise, grazie per i pasticcini mangiati tutti dal prof Gianfranco Giovane. Un saluto a Tolomeide. Un saluto al gelato di Gianfranco Giovane. Ciao Gigi, buonasera a voi. Un saluto al saggio preside Mimmo Barbaro. Alla prossima. Anche a Lorenzo. Un saluto a Lorenzo, scusatemi, per Lorenzo, non l'avevo visto.
Non l'ho visto, me l'ero dimenticato. Un saluto alla bellissima Stefania, che ha creato un caso Antonini. Non c'era nessun caso Antonini, ma lei ha voluto creare un caso Antonini. No, allora l'hanno creato i web spettatori che ci chiedono Antonini. Ma l'hai creato tu, basta, punto e basta. Però sai che bello chiudere anche la parte ci segue con Anna Maria Reda, che ci manda i cuori giallorossi e ci dice grazie a voi. Grazie a te Anna Maria, e grazie soprattutto a tutti. Un caro saluto. Tutti voi, un caloroso saluto. Il Catanzaro si sta formando, il Catanzaro sta tornando ad essere l'US che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Forse quello ce lo possiamo dimenticare, però quantomeno è un Catanzaro che ci potrà dare altre gioie e potrà consolidare questa classifica. E questo quello che vogliamo. Appuntamento a domenica per commentare chissà quale risultato. Speriamo di poter dire che è tornato il Catanzaro, è tornata l'US. Ciao!